Salve a tutti, oggi parlo basso perché mi hanno detto di non urlare. Il 5 settembre siamo sempre su Cipher TV, siamo sempre a CrossFit Bilizio. La classe di oggi inizia con un bel riscaldamento, 10 minuti sulla salt bike. Sì, lo so che non vi piace, ma vi tocca e sapete bene che le cose che non ci piacciono di solito sono quelle che dovremmo insistere nel fare di più. Una volta scesi dalla salt bike avremo 10 scapular push up, 10 scapular pull up per due round, seguiti poi da 10 hips bridge e da 10 lateral hips bridge per lato, quindi 10 a destra e 10 a sinistra. A seguire avremo 8 minuti EMOM, dove nei minuti dispari faremo dei kettlebell swing bandit, quindi kettlebell swing ma con l'elastico che li trattiene verso terra, un po' più difficile del solito. Consigliamo di utilizzare dei pesi non troppo alti, almeno finché non ci fate l'abitudine. Nei momenti dispari invece avremo delle presse, delle normalissime presse fatte con un peso relativamente basso, in questo caso saranno 8, quindi 6 di bandit kettlebell e 8 di presse. Passiamo subito al WOD. Il WOD di oggi è una girl, si tratta di lean. Sono 5 round dove dovremo fare il massimo numero di ripetizioni sulla panca con il nostro peso corporeo e il massimo numero di ripetizioni di straight pull up. Ci fermiamo, riprendiamo un altro round e questo per 5 round. Per quanto riguarda gli avanzati, tutta l'operazione, o meglio tutto il WOD, va compiuto con il peso corporeo. Per quanto riguarda invece i beginners e gli intermediate, 3/4 del peso corporeo o metà del peso corporeo. Molto semplice, ma anche molto stressante. Quindi buon WOD e ci vediamo domani.